Buongiorno a tutti. Nell'ambito dell'iniziativa SII e Terza Missione, quando l'università incontra la società civile, ho il piacere di presentare la seconda video intervista della professoressa Mita Marra dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. E lascio la parola a Graziella Bonanno per la moderazione della videointervista. Grazie. Allora, Mita Marra è professoressa associata di politica economica al Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II ed è referente della terza missione del suo dipartimento. Si occupa di valutazione delle politiche pubbliche e anche di politiche per l'innovazione. È editor in chief della rivista Evaluation Program Planning e che è in classe A per alcuni settori di area 13 e per i settori di area 14. È tra le altre cose anche l'autrice del libro Connessioni virtuose, come nasce e cresce un ecosistema dell'innovazione, che è oggetto della videointervista di oggi. Il libro è disponibile in open access al link che sarà reso disponibile alla fine di questa video intervista. E per fare una brevissima introduzione del libro, il libro si divide in 8 capitoli, affronta un tema molto attuale che è appunto l'esistenza di queste connessioni tra i diversi attori protagonisti in un ecosistema dell'innovazione. Emerge chiaro il ruolo centrale dell'università e l'importanza delle politiche a sostegno dell'innovazione. Ho tre domande oggi, benvenuta professoressa. Tre domande e parto con la prima. Quindi ecco nel dettaglio, quali sono le connessioni che si esaminano nel volume? Sì, in verità io mi focalizzo su tre tipi di connessione che vedono protagonista innanzitutto l'Università Federico II di Napoli, in particolare il polo tecnologico di San Giovanni a Teduccio, e l'università interagisce contemporaneamente con i propri discenti, quindi c'è una prima connessione docenti-discenti, dove per docenti non si intende soltanto il corpo docente, i professori di ruolo dell'università, ma anche responsabili di impresa, manager, esperti che provengono dal mondo delle imprese e in particolare nel caso di cui mi occupo, grandi imprese tecnologiche, le big tech del calibro di Apple, Cisco, Deloitte, Capgemini, ma anche imprese manifatturiere avanzate, gruppi industriali multinazionali come per esempio Leonardo, ma anche FS o Hitachi, Medtronic nel campo della farmaceutica. La prima connessione, dicevo, è tra discenti e docenti, la seconda connessione tra ricercatori e imprenditori nell'ambito del campus del Polo e la terza connessione che esploro attraverso proprio uno studio di campo, una ricerca che fa il punto, che fa una ricognizione in verità di ben 54 imprese del territorio campano. La terza connessione è quella tra imprenditori e ricercatori, però direttamente nell'ambito delle imprese che ho avuto modo di visitare durante il periodo che va dal 2019 fino al 2021. Quindi la prima forma di interazione che a mio avviso è particolarmente innovativa è proprio questo legame che si è instaurato tra discenti e docenti nelle 12 accademie che si sono sviluppate a partire dal 2016, quando l'università stipula un primo accordo di collaborazione scientifica con Apple. E da lì in poi, ecco, si sono poi sviluppate altre scuole di formazione digitale. Oggi se ne annoverano ben 12. Ripeto, con altre big tech, Cisco, Deloitte, Capgemini, TIM e Autostrade per l'Italia, FS, ecco, non voglio fare troppo un elenco lungo. La particolarità di queste scuole è in verità il loro approccio pedagogico. Un approccio all'apprendimento esperienziale che si basa sulle sfide. Quindi i discenti che sono anche con
retroterra molto differenziati, molto eterogenei, provengono sia dall'università, quindi sono studenti triennali o magistrali, oppure sono già laureati o professionisti in carriera, ma anche partecipanti senza alcun titolo di studio, proprio perché queste scuole mirano a creare, a generare formazione digitale, quindi diffondere la cultura digitale e contribuire a creare competenze in questo campo in ragione delle evidenti carenze nella conoscenza e competenza in questo settore che sia il territorio sia il sistema nazionale presentano, come peraltro viene anche registrato da alcune importanti agenzie internazionali come l'OCSE. Dicevo, la particolarità di questa connessione e quindi l'innovatività è legata all'approccio pedagogico che è fondato sulle sfide. I discenti formulano una propria idea, anzi sono incentivati a formulare un'idea di trasformazione, di cambiamento e durante tutto l'arco della formazione hanno come obiettivo quello di realizzare la loro idea, che sia un applicativo, un servizio oppure un progetto di applicazione del sapere digitale a un campo ben definito, per esempio di produzione dal punto di vista aziendale. Quindi lavorano insieme, lavorano molto in gruppo, con una forte interazione con i docenti, con i mentori, con altri esperti che interagiscono durante il corso, e questo tipo di interazione molto versato, ripeto, rispetto alle specificità del contesto imprenditoriale territoriale, permette anche di sviluppare delle forti relazioni con le imprese che operano su questo territorio, il che significa che questa forma di formazione imprenditoriale, che non è ecco, tradizionalmente una business school, è però un modo per sviluppare conoscenza tecnica e tecnologica e nello stesso tempo alimentare un trasferimento tecnologico, un modo per creare innovazione a livello regionale. Proprio perché la formazione, ripeto, non è soltanto di tipo tecnico-tecnologico, ci sono in ogni caso ben 450 ore dedicate soltanto a istruzione di tipo informatico, però nello stesso tempo l'orientamento rispetto alle competenze trasversali è significativo, rispetto a tutte le soft skill nel campo del management, dell'organizzazione, della direzione strategica. Ripeto, questo fa sì che la formazione sia molto valida sul piano dell'imprenditorialità, pur non essendo un contesto tipicamente legato a una business school. Peraltro non si erogano nella maggior parte dei casi crediti formativi né professionali, nonostante i datori di lavoro poi apprezzino il tipo di formazione ricevuta dai discenti. Gli esiti della formazione infatti sono lusinghieri, i placement, i tassi di placement sembrano insomma premiare questo tipo di approccio, per cui i formati trovano facilmente un lavoro a livello nazionale e internazionale, ma ancora di più a livello territoriale. Questa è la novità che insomma è promettente, proprio perché significa che questo tipo di formazione riesce ad attrarre talenti che rimangono sul territorio e che poi contribuiscono a progetti di innovazione imprenditoriale e produttiva del sud, del mezzogiorno d'Italia. Quindi insomma, questo è significativamente un risultato
da sottolineare. Bene, allora passiamo alla seconda domanda. Ritornando al ruolo centrale delle università, adesso le chiedo, com'è che si caratterizzano le collaborazioni tra le imprese e le università? Sì, io rifaccio il collegamento nuovamente al caso, perché ritengo che sia importante poi esplorare le esperienze che si sono sviluppate, nonostante, voglio dire, abbiamo tanti modelli di riferimento tripla, quadrupla, quintupla elica, no? Che mettono in connessione università, imprese e anche istituzioni di governo del territorio. Nel caso che ho analizzato, in particolare nel Polo, si sono sviluppati una serie di laboratori ricerca spesso in maniera congiunta con le imprese. Questo significa che non soltanto l'università ha fatto un investimento significativo sul piano della ricerca applicata, ma è stata anche una esplicita richiesta da parte delle imprese del territorio, quella cioè di dare vita a forme di conoscenza utili per il settore produttivo, e mi riferisco appunto a tutti i laboratori di certificazione e di misurazione, i laboratori congiunti che le imprese sostengono con investimenti diretti, per creare una conoscenza, ripeto, di natura multidisciplinare che prende corpo nei vari laboratori a cui facevo riferimento, provano a intrecciare le tecnologie digitali abilitanti con i vari ambiti disciplinari, dalla biologia alla fisica, dalla chimica all'informatica, alle varie branche dell'ingegneria. È un investimento sociale, innanzitutto, prima che cognitivo, perché si sviluppa in un contesto degradato. È un contesto che è stato sottoposto a un intervento di rigenerazione urbana. Il campus sorge sulle ceneri dell'ex stabilimento Cirio, in un'area periferica della città di Napoli, che è stata interessata da profondi processi di deindustrializzazione alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso. Quindi è una conoscenza che prova a vivificare i sapiri che si sono sedimentati, stratificati in quell'area, ma è una conoscenza, ripeto, spendibile, versatile, che attinge alla tecnica, alla tecnologia digitale per, nello stesso tempo, assumere una serie di competenze, soft skills di cui parlavo poc'anzi, utili per i formati nel mercato del lavoro locale e globale. E merita un cenno anche tutta la collaborazione tra imprenditori e ricercatori, non nell'ambito, ripeto, esclusivamente del campus, ma nelle imprese del territorio, proprio per comprendere quali sono le ricadute che questo investimento, ripeto, in primis sociale e poi cognitivo, tecnico e tecnologico può generare. Nella ricognizione che ho realizzato attraverso 54 interviste semistrutturate con direttori d'azienda, con amministratori delegati o comunque con responsabili in posizioni apicali, è emerso che le imprese hanno già avviato una trasformazione digitale secondo gli standard dell'industria 4.0, beneficiano delle collaborazioni con l'università, alcune, la maggior parte delle imprese che ho contattato ha già sviluppato delle interazioni, delle collaborazioni scientifiche o di natura consulenziale, e in verità posso già delineare almeno quattro meccanismi attraverso i quali le collaborazioni tra università e imprese permettono, facilitano la circolazione della conoscenza. Poc'anzi facevo riferimento proprio al reclutamento dei formati, grazie ai risultati importanti sul piano del placement,
attraverso cui le imprese effettivamente rinnovano la propria forza lavoro, ma anche creare formazione in maniera congiunta. Ci sono imprese del territorio che hanno sviluppato percorsi di formazione con università, nelle accademie o con altre forme di apprendimento continuo, di formazione aperta e continua per studenti non tradizionali. Tutte le forme di networking favoriscono anche il coordinamento informale tra gli attori. Mi riferisco per esempio alle iniziative, per esempio degli hackathon, dei bootcamp oppure delle fiere che si svolgono periodicamente durante la formazione delle accademie, che coinvolgono numerosi attori del territorio che ecco, partecipano a queste occasioni di incontro proprio per condividere informazioni, ma anche per orientare le proprie strategie di azione. E in ultimo facevo riferimento ai laboratori congiunti, dove l'investimento in ricerca e sviluppo è sicuramente significativo e coinvolge sicuramente l'università, ma anche in maniera responsabile, sempre più attiva, le imprese del territorio. E questo in realtà è un risultato che emerge proprio per la capacità dell'università di aver promosso le partnership con le grandi multinazionali, e quindi questo effetto traino in realtà ha consentito alle imprese del territorio, ecco, di avvicinarsi al mondo della ricerca, al mondo della scienza, con maggiore fiducia e con una maggiore forma di responsabilizzazione, ecco, non attendendo necessariamente il finanziamento pubblico, ma maturando una consapevolezza dell'importanza di sviluppare delle relazioni di cooperazione con agenti tecnologici, scientifici, che possono sicuramente dare un contributo ai processi di innovazione produttiva. Bene, allora è stato citato un altro elemento topic del libro, che è quello dell'importanza della formazione. Quindi le chiedo, quali forme di innovazione emergono nella formazione per l'imprenditorialità? Sì, allora facevo cenno poc'anzi alla forte interattività che pervade l'approccio pedagogico. Dicevo, l'impostazione che è stata condivisa tra università e big tech è sostanzialmente legata a lavori di gruppo molto versati nella realtà delle imprese. Per esempio, l'Academy Digita favorisce project work che i discenti direttamente sviluppano in collaborazione con le imprese. Un elemento particolarmente innovativo, a mio avviso, è il risvolto sociale di questa formazione, per cui i progetti che i discenti formulano molto spesso hanno delle dimensioni di impatto sociale, per esempio in collaborazione con organizzazioni del terzo settore del territorio. Mi riferisco alla Fondazione Famiglia di Maria, con cui i discenti cooperano per sviluppare formazione digitale agli adolescenti, ai minori in difficoltà del territorio, ma ci sono anche progetti di livello internazionale con l'Apple Developer Academy e il programma The Peer, che inserisce alcuni dei discenti, ecco, più brillanti in percorsi di formazione avanzata a livello internazionale. Per esempio, i formandi nel secondo anno di corso
per esempio partecipano a progetti in India, in Bangladesh, in Sudafrica, ma anche in Italia per sviluppare tecnologie digitali abilitanti in contesti particolarmente avversi, in difficoltà. Un'ultima dimensione che secondo me è anche importante sottolineare è l'autovalutazione che viene promossa nel corso di formazione, è sostanzialmente una forma di responsabilizzazione dei discenti che valutano, o meglio autovalutano, i risultati conseguiti, i progressi compiuti rispetto agli obiettivi e anche le carenze ancora da colmare. È quindi un elemento di novità perché si allinea, se vogliamo, ad un modello di open innovation e di revisione tra pari che è importante anche per sviluppare capacità di lavoro in squadra, per esempio. E nello stesso tempo si scardina quella relazione verticale tra discenti e docenti che tradizionalmente vede la valutazione appannaggio soltanto dei docenti. E nello stesso tempo, ecco, se vogliamo, si supera anche quel momento un po' superficiale, rituale o ritualistico, o se vogliamo routinario, per cui c'è il questionario di soddisfazione che i discenti compilano alla fine di ogni corso. Ripeto, la autovalutazione è importante proprio perché è anche uno strumento per i responsabili della formazione per modificare, aggiustare il tiro e riprogrammare il corso della formazione, e richiede molta cura proprio nella responsabilizzazione dei discenti, e perché essi assumano la consapevolezza del proprio percorso cognitivo e quindi anche la padronanza degli strumenti utili ad esprimere un giudizio. Bene, grazie Mita. Allora io concludo dicendo che il libro ha un taglio fortemente divulgativo e il fatto che sia disponibile in open access diventa più facile anche per i docenti condividerlo con gli studenti dei corsi di politica economica, di economia dell'innovazione. Credo che sia veramente molto importante ed è anche facile condividerlo con i colleghi. Quindi io la ringrazio di nuovo per aver accettato il nostro invito a questa video intervista. Grazie a voi.